rover si staglia sull'orizzonte marziano apparentemente desolato, popolato da rocce e detriti. Questa è la prima foto scattata da Perseverance, robot su ruote della NASA che giovedì 18 febbraio è atterrato sul pianeta rosso dopo un viaggio durato 7 mesi. Ciao mondo! Ecco la prima occhiata al luogo che sarà casa mia per sempre. È questa la didascalia della foto cinguettata via Twitter. Perseverance, al momento dello scatto, aveva appena superato con successo i 7 minuti di terrore, cioè il passaggio attraverso l'atmosfera necessario a raggiungere la superficie di Marte, 7 minuti in cui si sono infranti i sogni di gran parte delle missioni precedenti. Si tratta dei 410 secondi in cui la capsula, prima di tutto, entra nell'atmosfera infuocata del pianeta rosso. Dopo 80 secondi, la temperatura esterna supera i 1300 gradi centigradi. Dopo 240 secondi dall'ingresso in atmosfera, si apre il paracadute supersonico per rallentare la velocità e farla passare da 1500 km l'ora a 580. Quando mancano tra i 6 e gli 8 km alla superficie, si attiva il radar di bordo per centrare il punto migliore per atterrare. Infine, la sonda si libera dal paracadute e si attiva nei retrorazzi, sempre allo scopo di decelerare. Il rover viene quindi calato grazie a dei tiranti sulla superficie marziana, mentre il modulo con i retrorazzi si posa da un'altra parte. Operazioni complesse e su cui non è possibile avere un controllo in tempo reale. Per Perseverance è andato tutto bene. È stato difficile, certo, ma è solo l'inizio. La missione di Perseverance nell'ambito del programma Mars 2020 è ambiziosa. L'obiettivo è trovare tracce di vita passata su Marte. La zona dell'atterraggio è Jezero, enorme cratere che anticamente ospitava un lago. Se la vita è mai stata su Marte, è probabile che sia successo lì. 3 sono le grandi novità della missione. Innanzitutto, a bordo del rover ci sono dei microfoni che ci permetteranno di ascoltare per la prima volta i suoni del pianeta rosso. Seconda novità, non solo esplorazione su ruote. Perseverance porta con sé anche un piccolo elicottero. Si chiama Ingenuity e sorvelerà la superficie di Marte. Non fatevi però ingannare dal nome. Ingenuity significa infatti ingegnosità. Infine, la novità più attesa. Con uno degli strumenti di bordo, Perseverance scaverà sotto la superficie per raccogliere dei campioni da riportare a terra. Non sarà lui a farlo. Una successiva missione spaziale si occuperà di andarli a riprendere. Di astrobiologia si occuperà anche la missione europea ExoMars 2022, che prevede di perforare la superficie di Marte con un trapano costruito in Italia fino a scendere 2 metri nel sottosuolo. La differenza rispetto a Perseverance è che ExoMars analizzerà sul posto i frammenti raccolti grazie a un laboratorio marziano. Nel successo targato NASA anche l'Italia ha avuto un ruolo, anzi più di uno. Nella fase di atterraggio a comunicare con Marte è stata la Sardegna. Il monitoraggio infatti è stato anche a cura della Sardinia Deep Space Antenna, l'unità scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana che si trova a San Basilio in provincia di Cagliari. I segnali sono stati ricevuti grazie al Sardinia Radio Telescope dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Tra gli strumenti scientifici nuovi ce n'è poi uno tutto italiano. È il microriflettore LARA, realizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana. LARA consentirà di aggiungere tasselli importanti alla conoscenza della struttura interna del pianeta rosso. Contribuirà a testare la relatività generale di Einstein e sarà una delle prime stazioni di una futura rete marziana per misure geofisiche e fisiche, contribuendo a ottenere una misura decisamente migliore del meridiano zero di Marte.